Visitare 90 castelli del Nord Italia è la sfida che si è lanciato Alessandro Bellier per i suoi 90 anni. Durante la camminata, iniziata e interrotta nel 2023 per un malore e ripresa quest'anno, è giunto in Canavese. Nella mattinata di lunedì 29 aprile ha fatto tappa ad Allier, ospite dell'amministrazione comunale, e ha raccontato un po' della sua storia. E meglio che mi fa bici siete corretti. Bravo! Allegrare meno! Adesso mi devo riposare 5 minuti perché... Ci mancherà? A che ora sei partito? Sono partito alle 8, ma senza tanto sapevo che erano circa 19 chilometri, sono andato a 19,100. Poi il traffico bellissimo, ho fatto molto pezzo di SS, la statale grande, però lì c'è sempre lo spazio, poi molto marciapiede, cena, non è andata benissimo. E dove sei partito? Da Ivrea. E quindi questa sfida? Ho fatto parte dei primi 50 uomini al mondo di alpini pallacaduti. Sono stati i primi 50 uomini. Nel 57 mi sono trasferito a Bologna, però in quegli anni 56 e 59 ero della nazionale di marcia elettrica di Ruti, ma allora i marciatori erano Epamis, Dodoni per la gente. E io dovevo andare come selezione l'anno prima del 1960, Olimpiadi di Roma, dovevo andare nella selezione di 6, che ne andavano solamente 3. Io non ci sono mai arrivato, perché ce ne sono 3 che cagavano meglio di me, però 6 sì. E invece ne hanno messo come è abitudine, uno di Roma, e a me mi hanno sbolognato di essere al 7° posto. Allora io dissi, andate, scusate il termine, ma quella parolaccia brutta. E per mia fortuna mi sono dedicato alle foto subacquee, tanto che io sono conosciuto più come squalo, perché faccio foto subacquee. Ho girato tutto il mondo per mezzo delle signore, perché voi signore mi avete fatto guadagnare dei bei soldi. Perché? Adesso spiego. Nel 57, in una traversale di pieno centro di Bologna, c'era una stanzina, facciamo 10 metri per 10, 20 metri, ma meno della metà di questa sala, e c'era una signora che cuciva a macchina, e un giovane come gli anni miei che disegnava, era niente meno che La Perla, l'intimo La Perla, conosce? Woman, Le Rose, Dalmas, cioè tutte quelle sottomarche, e mi hanno fatto guadagnare dinero. È tutto. Poi allora io sono andato in tutto il mondo, io facevo per merito della Perla, perché mi ha fatto guadagnare, io ero assicuratore della SAI, io facevo 2 mesi e mezzo di interviene l'anno, perché ero io il titolare risposato, allora facevo sempre 2 mesi e mezzo di ferro e giravo il mondo, già che io andavo nel Machu Picchu, il lago Titicaca, cioè tutte queste donne, io tanto per dire, a Australia quattro volte, Bora Bora, Fiji, tutte dove, in tutti i mari. Allora finché avevo 77 anni, avevo poco, perché facevo ancora i bilanci e tutto, e tutti i miei amici, squalo, tu che sei andato in tutto il mondo non conosci la nostra bella Italia, a parte che io avendo un'altra spider vera scapotata, visiti bene e vedi bene, però ho detto fai trekking, e mi sono iscritto, grazie, per me la più bella cosa, mi sono iscritto al trekking,
ho cominciato prima per una giornata per due, tre, sì, tutte quelle cose, e poi è andata avanti fino a 79 anni, dico allora, ma il prossimo anno voglio festeggiare i miei primi 90 anni. Cosa faccio per 90 castelli per i miei 90 anni, tutto 90-90? Allora, nella seconda sfida sono partito da Ventimiglia e sono arrivato a Trieste, costeggiando sempre il mare, compreso le isole, la Sardegna e la Sicilia, 4.600 km. Lì il mare c'era, poi dove dormo io ci sono in molti posti dove c'è la piscina, io giuro, in questi 11 anni per meglio dire, non ho mai messo il piede in acqua. Perché quando arrivo, devo qui, poi a me piace, forse te l'avranno già detto, camminare con i bambini o incontrare i bambini, le scuole, camminare con i diversamente abili, e questo è solo lo scopo mio. Esco e ho chiacchierato, c'erano circa 100 i bambini, le persone, ho chiacchierato, ma ti dico normalissimo. Poi allora ho detto, adesso andiamo a prendere la macchina perché mi accompagnavo, non lo so da dove, da qualche parte, non so. E a un certo punto c'è una combinazione, era arrivato un mio amico carissimo da Bologna per farmi una incrociata ed era lì davanti a me. Ha detto che io ho fatto un in terra e lui mi ha anche preso, cioè senza andare in terra, ma perché aveva visto le cose, era un carabinieri, forse erano grazie per quelle cose. Allora hanno chiamato i medici subito, e poi ospedale, visita medica prima in un ospedale lì della zona, poi in un altro ospedale sempre di me, per farmi tutte le cose. Avevo due calci al fegato, che era questa cosa otturata al 70, adesso no. Già mi chiedo scusa, due capi, uno grossettino, cioè, e invece l'altro piccolo, tanto di loro che sono stato in ospedale a Bologna, che ho detto inutile operare qui, e c'era il mio amico, mi ha portato a Bologna. Dopo 5-10 giorni in ospedale, dopo 5 giorni di poi spesso parto perché dovevo continuare perché avevo perso 23 tappe. Proprio il tappe 20-23, e i miei figli mi dicono, no, tu assolutamente non hai perdono. Loro sono stato lì ancora 5 giorni soffrendo, e poi non sono stato lì, sono andato, ho finito le altre 38, non mi ricordo quante tappe, e sono andato a Ancona, perfetta forma di là. Allora adesso ho detto, e alla fine dell'anno scorso, se avessi perso 2, 3 o 4 tappe, non è che l'avrei copiata, però siccome io avendo sponsor, è anche giusto che è così, 23 tappe, e io arrivo a la Spezia il 13, mi ospita il comune, io dormo lì, poi parto il giorno dopo per casa. A casa, adesso vi racconto la bomba che lui sa già perché ride. Gli uomini sono come, quasi come le donne. Le donne sono molto più come. Però a me non mi incantate, io sono single, figurati. Allora, arrivo a casa. Devo stare a casa 6 giorni perché il 21 maggio parto, dopo ti spiego. Però in quei 6 giorni devo andare prima a Roma per la Rai 1 e poi per Tacana. Io spero che combinano tutti e due lo stesso giorno, ma proprio io devo fare quello che mi dicono loro. Poi dopo parto il 21. Eccolo, guarda che ride lui. No, prima in quella settimana devo incontrare la squadra del Bologna. Sì.
Bologna, De Luca e quasi certamente il presidente. Il presidente è il più ricco presidente del mondo di calcio e io spero che appena mi vede fare aiuti, fiducia, non proprio giugno, proprio, che magari per lui per lo scherzo di scantare 5-10 mila euro. Allora partirò. Adesso è questa la mia sfida. Io ero assicuratore del Bologna. Ero a Roma come spettatore 60 anni fa. Allora partirò il 21 dallo stadio comunale Renato Dall'Arco, bravissimo, di Bologna e in 18 tappe, chilometri 480, arriverò allo stadio olimpico di Roma. Io avevo programmato tutto alle 16:45, quando l'arbitro Concetto Lobello dichiarò la fine dell'incontro vinto per 2-0 Fogli e Nilsen. Invece ieri mi hanno comunicato che siccome io ho come sponsor Bologna, però loro non è che mi hanno detto ti sponsoriamo, ti diamo soldi, perché quando, e dopo ti spiego qualche prezzo a Firenze dove costa meno 253 euro e bagno in comune, no? Allora adesso mi hanno comunicato ieri che quel giorno nel pomeriggio c'è i campionati europei allo stadio. Allora decido dove fare, a Gloss, come vengono con la, c'è anche il comune che manda la squadra, perché lì penso che verranno moltissimi gente, a parte che c'è anche un club del Bologna a Roma. E adesso stanno programmando di farmi arrivare alle 10:11 perché dopo bloccano, ma io sono contento quasi, così faccio meno chilometri. Ho sempre detto questo, fare quella vita che fanno gli uomini, perché le donne, bene o male, fanno da mangiare, cunano, lavano le mutandine ai mariti, tutte quelle cose lì, e gli uomini, magari molti anche di voi, non lo so, tutto il giorno al caffè a raccontarsi zin, mentre le loro mogli sgorgano, e dico io quella vita lì non la voglio fare. Basta, poi avendo sempre fatto lo sport, ti ho detto io andavo in macchina, però adesso ho visto tanti, tu pensa che io ho fatto quasi 30 e passa mila chilometri di sfide, più di altri 20.000 di allenamenti, ho fatto 858. Appena terminerò a La Spezia, saranno 858 tappe. Conosco, o sono transitato in oltre 15.000 comuni, transitato, che poi molti sindaci, mentre io camminavano, si facevano vedere. Le mie sfide tengono sempre il 24 di ottobre, tolto quest'anno perché ho dovuto cambiare tutto, il 24 ottobre. E poi io sto fermo fino al 7 di gennaio. Poi l'8, il 7 con l'8, comincio a fare 5-6 km, 10-15, finché il mese prima della partenza devo fare almeno 20 km tutti i giorni. Quando piove, no, nevica neanche, però io prego, certe volte che tu cammini nelle stesse strade, qui sono strade nuove, paesaggi nuovi, è bello, ma dove fai tutto, è come girare in pista, io in pista andavo male, perché per me girare intorno così, si grita, io andavo molto bene e fuori strada, capito?